è così Mi fosco il colpisce quadro, che un cupo. cronista parlamentare dell'abilità e della bravura di De Angelis trascuri questo dettaglio. È un governo che è nato in un'emergenza incredibile. Se si fosse andato a votare, ora saremmo alle prese con la formazione del governo mentre esplodono tre crisi, mentre 10.000 lavoratori da Unicredit all'Ilva vengono messi in mezzo a una strada. C'è questo, meno male che c'è. Ha disinnescato 23 miliardi di clausole di salvaguardia, meno male che l'ha fatto. Lo scontro non è su tre spicci. È sul fatto che se tocchi degli interessi e dici, bene, ci sono pochi soldi in giro, però dobbiamo investire sulla scuola, dobbiamo pagare gli insegnanti di sostegno, e vai a dire ai produttori della plastica, scusate, in tutto il mondo stanno cambiando modo di produzione e magari mettono in balli di cartone, adesso finisce la fiera per cui si mettono i pacchi da un quintale per vendere pochi grammi di prodotto, e scoppia la rivolta. Quindi che Italia Viva abbia fatto Sì. barrage contro la tassa sulla plastica è una cosa che bisogna sopportare, ma per fortuna si è La trovata una quale soluzione. tornerà a pare, no?